Bella a tutti raga e ben ritrovati in un nuovo video del vostro Pokescani. Questo è un video assaggi di snack spagnoli. Come faccio a non portarvi gli snack spagnoli se sto in Spagna? Beh, non so quante parti farò, non so quanti snack assaggerò, ma li assaggio tutti perché ne ho preso un botto per farveli vedere, diciamo, non tutti quelli che esistono ovviamente qui in Spagna, ma un bel po'. Allora, io inizierei. Facciamo questo, va, che è un po' vecchio. Vecchio nel senso che Halloween è passato già da un po'. Questo è stato fatto per Halloween, vedete? Della Cheetos, le classiche patatine americane. Pandilla vuol dire banda. Quindi, boh, penso la banda malefica di Halloween, credo sia così. E qui ovviamente sapore sa formaggio. Adesso andiamo a vedere un po' questi snack spagnoliti. Che cosa ci dicono? E la PepsiCo è la marca che fa la Lay's, che secondo me è una delle più buone, e si trova proprio qui a Barcellona. Quindi sono di casa questi snack. Vediamo cosa ho preso. Pipistrellaccio, eccolo qua con gli occhi, sembra una mantide più che un pipistrello. Sono buoni, li ho provati. Quindi in Spagna, a Barcellona le potete prendere, ma quando ragazzi voi provate le cose della Cheetos, della PepsiCo, che sarebbe la marca dell'Ace, non potete sbagliare. Poi vediamo qua che cosa c'è. Ah, ok. Allora, si include senza glutine e sono patatas fritas e una seta d'oliva, sarebbe in olio d'oliva semplicemente. Voi sapete che qua in Spagna c'è la cultura dell'olio d'oliva. 100% olio d'oliva. Vediamo un po'. Vediamo. Mamma mia, che pacchi enormi. Classiche patatine. Però l'odore è buono, eh. Cioè, proprio si sente che è olio di oliva serio. Buono. Queste sono buonissime. Quindi per chi gli piacciono le patatine normali, dal gusto quello classico, queste sono spettacolari. Poi vediamo un po'. Continuiamo col salato perché poi c'è il dolce. Allora, qui abbiamo patata fritta sabor jamón, e praticamente lo jamón è il prosciutto crudo spagnolo. Qui faccio le disegnate le fettine di prosciutto crudo spagnolo, che è uno, no, forse il migliore, credo, prosciutto crudo al mondo. È quello che ha la, insomma, la qualità più alta. E infatti, ragazzi, è buonissimo. Adesso abbiamo il pacco. Se venite in Spagna, mangiate il prosciutto crudo jamón perché è il più buono, veramente. Queste anche, ho spostato la telecamera, benissimo. Queste sono grigliate. Buone. Sabor a presunto. Buone. Buone anche queste, bravi. E come ultimo snack salato abbiamo, non potevo da calciatore non portarvi, le Cheetos Pelotazos Fuegos. Allora, praticamente, allora, Pelotazos vuol dire pallonata, anche questo è il formaggio, è formato a orro più candida, significa, allora, orro e risparmio, candida è, per tradurre in italiano, una cifra, cioè una cosa, mi piace una cifra, mi piace un sacco, mi piace un botto, no? E qui è un risparmio, una cifra, orro,
più carne, vuol dire che questo formato se risparmia parecchio. Ecco, risparmi una cifra. Questo vuol dire, sono a forma di pallone da calcio. Poi quando ti piace una, diciamo, questo qui mi piace una cifra. Allora, sono, eccole qui, pensavo fossero più grandi perché queste ancora non le avevo provate. Sono male. Sono sempre della Lay's, anche queste. Quindi però non sono male, però non mi piacciono molto, sinceramente. Non le ricomprei, cioè se ce l'ho le finisco, ma non le ricomprei perché non mi fanno impazzire. No. Insomma, non le ricomprerei. E poi iniziamo con qualche dolce, con queste sono le torsos di aceto. Allora, aceto è sempre olio. È buonissimo, sono buonissime. Cioè, queste sono spettacolari, praticamente sono. Adesso vi faccio vedere. La maggior parte di questi snack li ho già mangiati, ovviamente, perché sto facendo il video per voi, tranne le palline da calcio che non avevo ancora assaggiato. Allora, queste sono con tutte, queste sono una specie di cracker, possiamo dire, dolci, però l'impasto non è come quello dei cracker. E sono fatti con l'olio d'oliva, poi sopra c'è lo zucchero, vedete che è caramellato, e poi ci sono i semi di sesamo e i semi di finocchio. Sono spettacolari, sono buonissime. Cioè, se così magari dice semi sesamo, semi di finocchio, potete dire da che schifezza, invece no, sono spettacolari, sono buonissime. Qui c'è un filo di finocchio, se lo vedete, eccolo qua, lo metto sul blu delle Pringles, sono tonde. E sono disintegrate, però sono una forma sferica, insomma. Queste sono, il top, veramente, buonissime. E poi abbiamo i Lacasitos. Sono praticamente i loro Smarties con le lettere. Si apre questa cosa. Ok, eccoli qui. Smarties tutti i colori, ci sono le varie lettere. Oh sì, il telefilm. Cioè, i simboli, numeri, c'è tutto quello che volete. Questi sono buoni. Ma lo stesso sapore dei nostri Smarties. La L corsiva. Ma insomma, non sono male. E poi vediamo di finirla qui. Sì, mi fermo qui, tanto non ce la faccio a mangiarne altri, anche perché non ce la faccio a prescindere. E niente ragazzi, grazie per aver visto questa prima parte, sicuramente ce ne sarà una seconda, ripeto, non so quante ne farò, però sicuro la seconda ci sarà. Ci vediamo dopo, bye.